Ragazzi, io sono Callari e oggi siamo qui in un nuovo episodio della YouTuberman. Oggi andremo a fondere Eren Blaze con Blaziken, come da consiglio di uno di voi, che il commento uscirà qui sotto adesso, eccolo qui. È uscito, insomma. Anche se non ho capito bene perché ha detto fondi Eren Blaze più Blaze. Io ho pensato Blaze starà per Blaziken, ma vabbè. Se ho sbagliato, scusa, però la fusione andrà sempre bene, è sempre un bel Pokémon Blaziken. Direi come prima cosa adesso di andare a scontornare la foto di Eren Blaze. Ok, bene, prima cosa fatta. Adesso direi come prima cosa, appunto, di andare a mettere sempre gli occhi di Blaziken a Eren Blaze. Perché di solito è la prima cosa che faccio, essendo quella più scontata, direi. Che tutti i Pokémon hanno degli occhi, tranne Zubat, per esempio, e Roggenrola, ecco. Beh, direi di velocizzare subito. Sembra leggermente strabico, però direi che è uscito abbastanza bene. Adesso devi andare a mettere sopra Blaziken questa V che ha in testa, insomma, avete capito? Ma tanto, se non avete capito, lo vedete adesso cosa sto facendo. Quindi velocizziamo ancora una volta. Ok, anche il naso gliel'abbiamo messo, è uscito non bene, ma nemmeno male, dai, è uscito una via di mezzo. Adesso direi di andargli a mettere le mani. E sarà questa la cosa forse più difficile. Beh, ma direi di andare subitissimo a fare quello che dobbiamo fare. Ok ragazzi, anche bra le braccia le abbiamo messe, sembra davvero un pollo adesso, ma davvero tanto tanto. Magari questi pugni che sembra che li sta sparando, tipo Cyborg. Adesso direi di provare a mettergli i capelli di Blaziken e poi direi che abbiamo pure finito, visto che non c'è più niente da mettere. Visto che le foto che trovo sono tutte senza gambe, il giorno in cui ritroverò una foto con le gambe come quella di Federic uscirà davvero qualcosa di bello, però adesso dobbiamo accontentarci, quindi 3, 2, 1, velocizziamo. Direi che il tentativo di mettere i capelli a Eren è finito, perché è davvero impossibile, c'è troppa roba su quei capelli, ci sono troppo nascosti. Quindi se vi piace, il prodotto finale è questo. Un attimo che lo fondo così lo posso muovere. Ecco. Questo è il prodotto finale. Se vi piace è bello, sì, dai, è carino, ci può stare. Mettiamolo in uno sfondo che gli si addica. Allora, inseriamo. Dove stava? Eccolo qua. Visto che, anche se non lo conosco bene, però mi sembra che è un YouTuber che porta molto Minecraft. Quindi, ecco qui Minecraft. No, Dio mio, che sfigato. Bene. È bello adesso. È perfetto.
Bene ragazzi, con questo sfondo fantastico io vi saluto. Consigliatemi altri youtuber da fondere, fra l'altro è scontornato pure abbastanza male, vedete, si vede ancora una parte qui, si è andato bene, ma fa niente. Consigliatemi altri youtuber da fondere con altri Pokémon e non solo, perché magari posso portare qualche video speciale. Ricordate che se chiedete adesso c'è tanto da aspettare, visto che nello scorso episodio me ne avete chiesti davvero tantissimi, sia di youtuber che non. Tra l'altro perché c'è la tastiera giapponese attiva? Ma boh, non lo so. Perché infatti mi sembra che se scrivo, scrivete in giapponese. Ma fa niente. Ragazzi, alla fine vi ricordo sempre di lasciare un pollice in su, commentate con il youtuber che vorreste vedere e con il Pokémon da fondere, però dovete aspettare. Condividete, se non l'ho già detto, e soprattutto iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!